Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non. Io sono di Andy Cinema 98 e benvenuti in questo mio nuovo video. Ah ragazzi, durante il video potrebbe apparire un segnetto blu che è abbastanza fastidioso. Se non dovesse apparire, sarei più felice. Però se appare, se qualcuno sapesse dirmi come rimuoverlo perché è colpa del programma che ho, mi farebbe un gran piacere. So che questa è una cosa stupida da dire, ma sicuramente tanti di voi ricorderanno il personaggio di Batman creato da Bill Finger e Bob Kane. Un personaggio dei fumetti ormai diventato celebre in tutte le sue rappresentazioni. Ma ogni supereroe che si rispetti non può vivere senza la sua nemesi principale. La sua nemesi principale è il Joker, personaggio creato da Jerry Robinson sempre in collaborazione con Bill Finger e Bob Kane. Il Joker ormai è un personaggio famosissimo, da molti, me compreso, considerato il più grande cattivo della storia dei fumetti. Ed ormai in tutte le sue rappresentazioni ha sicuramente invaso l'immaginario collettivo della gente. Ma comunque, sicuramente voi tutti ricorderete Riccardo Peroni. Per chi non lo sapesse, Riccardo Peroni ha prestato la voce a molti personaggi di varie serie animate, tra cui Joker. Tutte le volte in cui ha prestato la voce a questo straordinario personaggio è stato infatti nella serie animata di Batman degli anni 90, che ormai è una delle più grandi serie animate di tutti i tempi, nell'ottimo film d'animazione Batman Beyond, il ritorno di Joker, nella serie animata degli anni 2000 dedicata alla Justice League, nella molto sottovalutata serie animata The Batman, e successivamente nel suo lungometraggio animato Batman contro Dracula, nella serie carinuccia ma tutto sommato divertente Batman The Brave and the Bold, e negli splendidi videogiochi della serie Arkham, che ormai sono considerati i più grandi videogiochi mai fatti sui supereroi. È mica male, eh? Ormai lui è considerato la voce storica di Joker. Rare volte è stato sostituito da altri doppiatori, come per esempio Sergio Di Giulio in Batman e la Maschera del Fantasma, un film d'animazione per adulti straordinario, da Geronimo Alchieri nell'altrettanto film d'animazione per adulti Batman Under the Red Hood, anche quello molto bello, e da Pasquale Anselmo nel divertente, anche se niente di che, Lego Batman, non il film che uscirà l'anno prossimo, ma il film direct video. E devo dire la verità, Sergio Di Giulio è stato molto bravo nel ruolo di Joker, anche perché la sua voce era molto adatta, mentre gli altri due, per quanto siano dei doppiatori molto molto bravi, non avevano la voce adatta al personaggio, era troppo profonda, troppo... non ce li vedevi. Se pensi a loro due, non pensi al Joker. Almeno questo è il mio parere. Comunque, quando si pensa al Joker in versione animata, automaticamente si pensa a Riccardo Peroni, perché ormai è la voce storica del Joker, salvo le rare eccezioni che ho elencato prima. E io sono riuscito a ottenere da lui un'intervista esclusiva. E come in questa intervista era presente anche il mio amico Vincenzo, che saluto. Vi dico che quando lui ha accettato, la mia reazione è stata tranquillamente pacata, tranquilla, perché non ero tanto emozionato, non mi sono messo a saltellare per la stanza con il mio fumetto sul Joker, no, assolutamente no. Vabbè, comunque ragazzi, a parte gli scherzi, io sono un tipo che non si vergogna a dire ciò che pensa, a mostrare ciò che prova. Ma quando ho cominciato a intervistare colui che ha dato, non la voce, ha dato vita a uno dei più grandi personaggi, non solo dei fumetti, non solo delle serie d'animazione, ma uno dei più grandi personaggi dell'immaginario collettivo, per me è stata una cosa, cioè, indescrivibile, tant'è che ero assolutamente pietrificato. E avevo anche difficoltà a parlare, veramente, è una cosa che mi capita raramente. E io ringrazio Riccardo Peroni per aver accettato di fare l'intervista. Adesso non volete sicuramente ascoltare me, ma volete vedere l'intervista, quindi buona visione. Allora, lei è pronto per l'intervista? Possiamo incominciare? Cioè, sì. Breve, oh. Ah, beh, sono ben 12 domande, vanno bene? Bene, allora, a parte il Joker, quali sono i personaggi che ha doppiato ai quali è più affezionato? Oddio, sono tantissimi. Se vai a vedere la lista che c'è su, non mi ricordo Wikipedia, dove. Wikipedia. Eh? Su Wikipedia, forse voleva dire. Sì, c'è una lista infinita, tanti non me li ricordavo neanche io. Adesso il più recente che sto facendo è Trappola, cugino di Geronimo Stilton, che è già uscita una serie 3-4 anni fa, non mi ricordo, adesso ne sta facendo un'altra. Poi c'è un nuovo che si chiama Flash, non so cosa, ma che uscirà, è uno strano marzianino con delle cornine. E, beh, ero molto affezionato anche a Celebrity Deathmatch, che erano i due giornalisti, c'erano le star, quelle fatte col pongo,
che si scannano su un ring, guarda che voi siete piccolini, non so se ve la ricordate, poi Oscar di Dragon Ball. Ricordiamo tutti quelle. Tanti, secondo me sapete più voi quello che ho fatto io, perché io ci vado poco. E Skinner di Ratatouille, che quando ho sentito la sua Ah, voce. certo, è un film, mi è piaciuto molto, l'ho doppiato a Roma e mi sono divertito anche tanto. Insomma, abbiamo preso l'Oscar. È vero, allora Ratatouille ha vinto l'Oscar, miglior film Metti in d'animazione. filo, ma non c'entro ovviamente. Vabbè, la sua voce aiutava veramente molto il personaggio nella sua simpatia. Poi allora, lei ha doppiato Joker nella serie animata, lo doppia da un sacco di tempo, no? E come sa, siccome è passato su una serie animata, pure se la serie animata di Batman degli anni 90 è abbastanza, ha delle sicuramente delle puntate abbastanza cupe, ci sono altre serie, come per esempio l'ultima Batman l'ultima in cui da quel che so, non so se ricorda, è l'emozione che mi fa dimenticare il titolo, però Batman fa amicizia con Joker, insomma l'ultima Ma serie che i titoli non li ho mai saputi, quindi no. Intendo che le ultime serie animate di Joker il tono è più scanzonato, insomma è un po' più bambinesco, mentre i videogiochi sono, che lei ha doppiato, Batman Arkham City, Arkham Knight, tutte appunto tutte le scene con i videogiochi di Joker è abbastanza, come dire, è molto cupo, dark, violento, quello che fa è molto di... E a lei, come dire, le passo un po' strano, cioè, le passo un po' strano doppiare un Joker così malvagio e violento rispetto alle serie animate. No, è cambiato molto perché le prime serie, mi pare che la prima era 22 anni fa, una cosa così, Sì, voi degli anni 90. non ce l'avete proprio, credo. Vabbè, sì, questo è vero. Vabbè, erano diverse, a me piacevano molto, devo dire, perché erano belli come disegni, era più veramente clown, poi con la cattiveria, ovviamente, un clown al servizio del male, però era anche più giocoso in qualche modo. Poi pianin pianino, cambiano i tempi, cambia tutto, è diventato una lama proprio, per arrivare appunto poi ai videogiochi dove avete visto anche voi la trasformazione. È più faticoso perché prima giocavi ma tutto un po' più sul rilancione e adesso sono bam bam bam. Piacciono anche così, va bene, dico si fa. Non so, io forse preferivo, era un po' più dolce la cosa, Sì, ecco. è vero. Vabbè, anche se nella serie degli anni 90 che l'ha doppiato dipende dalle puntate, però è vero, Joker cambia. Anche se posso dire la verità, io che sono cresciuto con la sua voce, quando ho giocato ai videogiochi di Batman e ho sentito le voci originali, tra cui la sua e quella di Marco Balzarotti, mi sono commosso proprio, veramente. questa. Ok. Tra i suoi prossimi incarichi professionali, no? È stato chiamato per doppiare ancora Joker o ancora no? Per ora no, non ho notizie. Ah, no, perché praticamente è uscito un ultimo film, un film di Batman d'animazione molto violento, si chiama Batman The Killing Joke, basato sulla storia più famosa di Joker. La Warner Bros. Italia ha acquistato diritti per farlo uscire, però non ancora. Non so se lo vuole doppiare, magari se le può fare domanda, cioè mi piacerebbe. Non so niente, non, sai, a me se mi chiamano vado, se non mi chiamano no. Vabbè, speriamo, Sì, speriamo infatti. che. Per lei è uguale doppiare un attore e un personaggio animato o ci sono delle differenze? Cioè, tu dici uomo vero con l'animazione? Sì. No, il lavoro e la tecnica sono uguali, ovviamente. Le difficoltà sono che, cioè, se io doppio te, adesso dico te per dire, sei troppo giovane, ovviamente, ma un attore normale ha una respirazione umana, no? Cioè, respira, prende il fiato, cioè, essendo un attore, canta in un certo modo. Il cartone canta in tutt'altro modo perché è frutto di una matita o del computer, quindi non ha niente di umano, e qui devi seguirlo perché la bocca non è naturale, è disegnata, quindi non è facile, come non è facile capire se una O o una A, o se le aperture per cui adattare le parole giuste, non è facile neanche seguirlo nei fiati, nei respiri, insomma, quando devi respirare, perché
è tecnica non corporea, insomma, cioè, è innaturale, ecco. Bisogna cercare di renderlo naturale, ovviamente. Sì. Non arrivare strozzati, non arrivare troppo, però insomma, si fa. Poi la tecnica è identica, quindi vabbè. Poi l'esperienza aiuta, dai. Beh, in effetti. Cosa pensa delle trasposizioni cinematografiche del Joker? Tipo quello con Jack Nicholson, l'ultima del Cavaliere Oscuro? Sono bravi, come Nicholson e Ledger, è stato geniale, secondo me. Heath Ledger, no? L'ultimo, insomma, quello grande. È l'ultimo di Suicide Squad di Jared Leto, uscito da poco. Andrò a vederlo. Tu l'hai visto? Sì, l'abbiamo visto ieri. Sì, almeno sì. Da Joker siamo soddisfatti. Io sono. Quasi, diciamo. Si vede poco, devono ancora mostrarlo sì. Meglio. Nel... Lui è bravo, Jared Leto. Sì, sì. Infatti sono curioso di andare a vedere Andrò. E tra Jack Nicholson e Jared tra Jack Nicholson e Heath Ledger, per la caratterizzazione ha qualche preferenza? Ma io amo molto Jack Nicholson, sarà anche un fatto generazionale, non lo so, cioè lo seguo da molto più tempo. Purtroppo Heath Ledger non possiamo più seguirlo perché non c'è più. Purtroppo faccio la però lì ha dimostrato di essere un bravissimo attore, non bravo, bravissimo. Nicholson è l'istrione che conosciamo. Magico, cioè, stupendo. E Ledger che in fondo stavamo imparando a scoprire, perché come attore non è che aveva visto tanto, anche se ha fatto parecchia roba in realtà, pur avendo vissuto poco, però insomma era uno che stava andando, ecco. Sì, purtroppo, che peccato, faccia l'anima sua. Tra il teatro e il doppiaggio, quale delle due arti preferisce? Sicuramente il teatro. Ne ho fatto tantissimo per 40 anni, quindi la mia pappa è teatrale. Sì. Poi tra una teatrata e l'altra ho sempre infilato il doppiaggio, o la televisione, quel poco che si riusciva a fare, o la radio, cioè, le pubblicità, insomma, tutto quello che c'è, dove pagano si va. E il doppiaggio però dà delle buone soddisfazioni, se è bello quello che doppi, se è divertente, allora è piacevole. Infatti l'ho sempre fatto volentieri, adesso faccio praticamente solo quello. un attimo, scusate. Okay. C'è un personaggio al quale lei non ha mai dato la voce che però vorrebbe doppiare? No, non credo, non lo so. Il prossimo. Forse per adesso no, penso. C'è una differenza tra il doppiare da soli nella camera e doppiare in compagnia? Perché per esempio io ho letto dalle sue precedenti interviste che in realtà difficilmente, differentemente da quanto si pensa, non è stato in compagnia di Marco Bazzarotti molto spesso. No, una volta o due, in realtà molto poco, ma sono questioni credo economiche, di tempi, perché se sei da solo, sì, puoi anche sbagliarti, perché, però una volta sbaglio io, una volta sbaglio il tecnico, siamo in due. Se siamo già in tre, se si ferma di più, se siamo in quattro non ne parliamo, perché è normale, perché poi c'è un rumore, da rifare. Invece se sei da solo, meno male, concentrato, vai come una lippa e guadagni più tempo, cioè fai più roba e sono meno presenze che ti pagano. Economiche, non è che sono, perché a me piacerebbe molto di più doppiare con l'altra persona, soprattutto se sei insieme, se sono dialoghi, eccetera, eccetera. Però spesso no, sei da solo, poi non so come facciano, mettono insieme la post-produzione. E tutto torna. Io resto sempre ammirato come i bambini. Dico. Per esempio, a Roma la serie Blue Bloods che faccio sono esseri umani, credimi, è tutta una famiglia di poliziotti, eccetera, eccetera, con Stefano De Sando, che poi è la voce di De Niro, eccetera. Li proviamo insieme, poi magari faccio io e poi fa lui, o viceversa, però siamo lì. Cioè, la prova la si fa insieme, non è che non c'è o non ci sono. E allora è quasi un doppiare insieme, ecco. E comunque le prove le facciamo insieme e quindi sai già.
Perché lei ha deciso di diventare doppiatore? Perché fa parte del mestiere dell'attore. Quando ho deciso di fare l'attore a 20 anni, quindi prestino, già a 18 ho fatto la scuola del Piccolo Teatro di Milano e a 20 ero già in pista. E poi a Milano il doppiaggio è arrivato molto dopo Roma, ovviamente, perché il cinema comunque era a Roma, tutti questi cartoni una volta non esistevano, quindi a Milano si è presa i cartoni. Quando ha avuto bisogno di gente, hanno cominciato a battere sugli attori milanesi, perché eravamo lì, e per praticità, e quindi quelli che erano su piazza, infatti noi non abbiamo fatto corsi o scuole, abbiamo imparato lì, sul campo, e viene un po' automatico, insomma. E se lei avesse la possibilità di interpretare il Joker anche fisicamente, lo farebbe? Non ho il fisico. Beh, solo di stare sul palco, per esempio, a fare Joker. Magro lo vuoi, io meno. Vabbè, dipende dalle versioni. Sono diversamente magro, come si dice. Cosa vuole dire a chi come me vuole diventare attore? Studia. Sì, io faccio già teatro da quando avevo 10 anni, insomma. Bravo. Tanto vai molto a teatro, vai a vedere tutto quello che puoi, anche le stronzate, cioè anche le cose che dice, serve tutto, anche per capire quello che è da non fare, per capire che, perché comunque c'è sempre da acchiappare qualcosa. Guarda come quelli bravi cosa fanno, come respirano, che arco hanno del personaggio, se lo tengono dall'inizio alla fine, se sono dei cialtroni, se sono invece persone più concentrate, cioè se lavorano per te, per il pubblico. Insomma, si impara. Punta quelli bravi, quelle brave, perché è tanto uguale uomo o donna, il mestiere è quello, quindi serve sapere che sono i bravi e le brave. E cerca di lavorare quando lavorerai con quelli bravi, perché sono quelli che servono, se no non è nessuno. È vero. E adesso l'ultima domanda di questa intervista. Ecco, una domanda, è una richiesta. È una richiesta. Può concederci per favore una frase con la voce del Joker? No, non fartemi fare queste cose. mettiamo magari l'immagine del Joker mentre la dice. No, faccio solo la risata se vuoi. Va bene anche la risata. Che poi viene da ridere. Un applauso veramente, grazie, grazie. Sembra una gallina più che altro. No, veramente, ogni volta che sento la risata è epico. È bellissima. E questa era l'intervista, ragazzi. Spero che vi sia piaciuta. Ringrazio ancora Riccardo Peroni per aver accettato. Ripeto, per me è stata un'emozione e un'esperienza meravigliosa. E speriamo che lo facciano doppiare in Batman The Killing Joke, perché, cioè, in un film basato su una storia celebre come quella, non puoi immaginare voci diverse da Marco Balzarotti o da Riccardo Peroni, perché loro non doppiano i personaggi, loro sono quei personaggi lì. Marco Balzarotti è Batman, Riccardo Peroni è Joker. Quindi speriamo che arrivi in Italia. Grazie ancora per aver visto il video, vi auguro buona giornata o buona serata a seconda in cui mi state guardando. Ringrazio Riccardo Peroni ancora per aver accettato l'intervista e ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!